Salve a tutti, questa è una salamandra terrestris, diversa da molte altre specie. Il sotto è nero e, a differenza della salamandra tigre, non ha macchie gialle invece che bande e ha una colorazione nera più scura rispetto alla salamandra tigre e raggiunge un terzo delle dimensioni della salamandra tigre. In questo E caso passiamo al nostro esperto. usiamo guanti perché, essendo un anfibio, ha parte della pelle dedicata alla respirazione e quindi può. I batteri che vengono respirati dalla pelle possono causare brutte malattie che è meglio evitare, Puoi anche lavarti le mani. che potrebbero portare direttamente alla morte o a una paralisi di arti o del corpo. E si possono anche lavare le mani, ma il modo migliore è tenere i guanti. Ciao. Ciao. Tipo di guanti isola la mano dalla salamandra e questo è reso possibile da questa pellicola del guanto. Possono usare anche guanti da infermieri. Adesso la misuriamo. Ci troviamo a 1 metro comunque. Questo dovrebbe essere un maschio perché, come vedete, ai fianchi è più goffo. Dai, una Sui femmina fianchi, è più snella, vedete? i fianchi Sono, come dire, sono più sporgenti e quindi comunque la salamandra è più goffa. È consigliato allevarle queste salamandre da adulte in un box di 70 centimetri, 5 centimetri. 5 e mezzo con la coda. Già in 2 settimane è cresciuta di 1 centimetro. Quanto era all'inizio? 4 centimetri. Quando l'ho presa? Ha 7-8 mesi ed è abbastanza longeva e può arrivare anche ai 10 anni. Ora la rimettiamo dentro perché si stressa. E ora parla un po' dell'habitat. E qua l'habitat è alquanto spartano perché, se no, non vede i grilli che mangia, i mini grilli. Però quando raggiunge la sua grandezza dovrebbe più o meno avere un terrario molto più grande di 60 centimetri, va bene per un trio, 70 centimetri meglio. Però naturalmente più il terrario è grande, meglio. Meglio sta. E deve avere una tana Come vedete. dove lei ci passa la maggior parte del giorno e deve anche avere delle piante dove lei si può nascondere. Qua in questo caso no, perché è troppo piccola, ma quando crescerà gliele metterò e gli farò un terrario orientale, dai, chiamiamolo così, perché comunque, come ho già detto, viene da varie regioni della Cina. Ok, facciamoli vedere un po' il cibo, di cosa si ciba. Allora, io gli do mini grilli. Sono tutti qua dentro che saltano. Sì, questo. Io gli do mini grilli ogni settimana. E poi, da quello che ho capito dal nostro esperto, c'è una tecnica per farli riprodurre. Sì, quando sono più adulti, quando
sono più adulti, bisogna abbassare la temperatura, cioè, e spruzzare molta acqua. Riproduzione, perché oppure lo metti in una vasca, loro non sono acquatiche, però la usano soltanto per la riproduzione. E la temperatura deve essere verso i 18 gradi, 18-19 gradi. Sì, adesso è piccola, quindi deve avere sui 23, 22. Qui ci sono 24 gradi, massimo 24 gradi. Come vedete, bisogna mettere pure un termometro per misurare la temperatura. E quindi la temperatura, c'è anche una vaschetta d'acqua. 24 gradi va bene, però può anche dai 20 ai 24 gradi va bene, sia 20 che 24 va bene. Poi chiedere al negoziante, sì, come alleva, anche perché se magari io mi sono affidato stranamente molto al mio negoziante di fiducia, perché ce ne aveva un gruppetto, e dato che lui riesce a tenerle in un modo, seguo il suo modo e così riesco a tenerle anch'io. E poi naturalmente bisogna pure leggere notizie su internet. Sì, naturalmente, mi sono informato molto. Innanzitutto pensavo di prendere una salamandra tigre, ma dato che non l'ho trovata mi accontento straordinariamente di questa. Comunque bella, sì. Ciao e ci vediamo nel prossimo video. Chiudi.